Sfide ambiziose già vinte ed altre ancora da affrontare, quelle della regione Abruzzo, portate l'attenzione a Pescara in occasione della riunione della Commissione Energia Ambiente e Cambiamenti Climatici del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, che oggi ha eletto nuovo presidente Ugo Capellacci, presidente della regione Sardegna. Ed è stata presentata l'ottava edizione di Energiochi, il concorso riservato agli studenti delle scuole dell'obbligo, degli istituti secondari superiori, che vede anche il coinvolgimento degli studenti universitari, organizzato dalla Regione, che ha ottenuto sei importanti premi europei e si candida a ricevere l'Award europeo, oltre ad aver firmato importanti accordi con Cipro, Spagna, Romania e Svezia. Una buona pratica europea proprio come strumento di diffusione dell'educazione alla sostenibilità energetica e alla sostenibilità ambientale in generale, tant'è che è un modello di coinvolgimento e di sensibilizzazione che è stato adottato anche da altri paesi europei, anche da altre realtà che hanno proprio copiato questo modello, proprio apprezzandone l'efficacia e apprezzandone soprattutto il fatto che è diretto ai ragazzi delle scuole e quindi un coinvolgimento delle famiglie nell'ambito familiare, nell'ambito domestico e quindi con una funzione educativa e una propulsione educativa molto, molto accentuata. È chiaro che si pone Energiochi in una strategia complessiva della Regione Abruzzo che ha acquisito un ruolo di leadership, diciamocelo, sulle politiche energetiche europee, se è vero come è vero che sul patto dei sindaci siamo un modello, la Covenant of Measures siamo un modello europeo, siamo stati chiamati ad esporre questo modello e così riconosciuto dall'Unione Europea, direi che questo si aggiunge a tutta una serie di politiche e di interventi che stiamo facendo perché la caratterizzazione che questa regione deve avere deve essere una caratterizzazione di una regione comunque che su questi temi, su queste tematiche, fonda la propria identità.